Jesus Christus, carissimi figlioli presenti nella Cappella Domina nostra e quanti ci seguite attraverso Radio Domina. Oggi la Chiesa celebra la festa di un grande assetato di Dio, di un'anima che ha cercato Dio sopra ogni cosa. Beate quelle anime che passano da questo mondo e non si lasciano conquistare dal canto delle sirene, della vanità del mondo, delle cose della terra, che marciscono come marciremo anche noi. Queste anime assetate di Dio, così è stato San Bernardo di Chiaravalle, di cui oggi la Chiesa celebra la festa. Siamo vicini, sabato prossimo, alla festa del cuore immacolato di Maria, che è il nostro rifugio, è il nostro rifugio. Ho sentito di alcuni messaggi che invitano a fare la spesa, a mettere da parte i cibi. Molti mi hanno chiesto cosa ne penso. Ecco, io dico, il nostro rifugio è il cuore immacolato di Maria. Questo è un rifugio non fisico, ma teologico. E credo, se siete stati educati bene dal sottoscritto, che il rifugio dal punto di vista teologico valga molto di più del rifugio dal punto di vista fisico. Questa ricerca affannosa di salvarsi la pelle a tutti i costi non è peraltro neanche poi così, diciamo, cristiano come atteggiamento. Dobbiamo salvarci l'anima, ecco. Allora il rifugio è la Madonna, il suo cuore immacolato. A nulla varrebbe fare la spesa, mettere da parte l'acqua, costruire rifugi sotterranei, se poi non c'è prima di tutto questo cammino intenso di consacrazione alla Madonna, che significa rinuncia al peccato, vita nella fede, cammino di preghiera. E nell'antivigilia del cuore immacolato di Maria celebriamo la festa di quest'anima assetata di Dio, San Bernardo. E la tradizione gli ha dato fondamentalmente tre titoli che dicono tutto, però: l'ultimo dei padri della Chiesa. Forse questo titolo da solo rende ragione della grandezza, direi monumentale, di colui di cui stiamo parlando, San Bernardo, l'ultimo dei padri della Chiesa. E poi altri due titoli non meno preziosi: Doctor Mellifluus, significa dottore di miele, perché, come ora vedremo, quando egli parlava si sentiva che in lui parlava la sapienza divina. Lo dicevamo stamattina nella rubrica La scienza infusa. L'altro grande titolo, oltre che l'ultimo dei padri della Chiesa è Doctor Mellifluus, quello di San Bernardo, il titolo è Doctor Maria, il dottore di Maria. Effettivamente San Bernardo è stato il primo che ha codificato una teologia corpus, cioè una teologia non più semplicemente astratta, razionale, dove però lui, che era un temperamento molto femminile, diciamo, come sensibilità, ha fatto penetrare il cuore, il sentimento, la devozione. Non so se riuscite a cogliere questo, e che operazione importante che ha fatto, perché con lui si assiste a questo matrimonio, una teologia che deve certo procedere col rigore della ragione, ma che ha bisogno del cuore. E così, se voi andaste a leggervi, fatelo qualche volta, non terminate questa vita senza aver letto almeno i commenti di San Bernardo al Cantico dei Cantici, come lui parla della sposa e dello sposo. E poi il Cantico dei Cantici, io spero di commentare presto, è un cantico diciamo pieno di amore. Ecco, San Bernardo per primo ci mette il cuore, teologia cordis. Stamattina io di lui ho rintracciato quattro linee direttrici, perché appunto, essendo un grande servo di Dio, non è facile farne una sintesi. Se vi ricordate, io stamattina ho rintracciato quattro linee. La prima è la scienza infusa, la scienza infusa. La seconda è l'espropriazione di sé per il compimento della volontà di Dio. La terza è l'amore alla croce. La quarta, l'amore a Maria. Queste mi sembrano le quattro componenti della vita di San Bernardo. Anzitutto la scienza infusa, lo abbiamo detto. Egli era inabitato dalla sapienza di Dio. Non è che avesse studiato chissà quale, ma attraverso di lui i fedeli
di tutta l'Europa, veramente di tutta l'Europa, il Papa se lo vuole chiamare a Roma, immaginate voi. Il Papa del tempo, che siccome era anche lì un momento molto difficile, siamo nel XII secolo, sentì parlare di questo monaco che incantava le folle, che incantava i fedeli, che incantava le suore, che incantava i monaci. E allora se lo fa venire a Roma e quasi quasi dopo averlo conosciuto non lo voglio lasciare, perché quando Bernardo apriva bocca dalle sue labbra, come si dice, fluiva il miele. Abbiamo urgentemente bisogno nella Chiesa di predicatori con la scienza infusa, che facciano capire le verità eterne rendendole evidenti, come faceva lui, San Bernardo. Ma il secondo elemento è l'espropriazione, diciamo. Ognuno di noi è molto attaccato alle proprie cose, anche quando crediamo di dire al Signore sì, quanti sì vocazionali, quante chiamate elevate si perdono e naufragano quando è il momento di fare, perché questo si fa, il passo del vuoto e si cercano a tutti i costi sicurezza. Ed è molto astuto. Chi è chiamato a seguire il Signore non riesce a staccarsi dalla casa. Chi è chiamato da Dio a indossare l'abito non riesce a togliere fino all'ultimo gli abiti del mondo. Chi è chiamato a seguire il Signore non riesce a staccarsi dal padre, la madre, il fratello, la sorella, lo zio, il nanno, la nanna e così via. Quanti appropriazioni dentro il nostro cuore che soffocano la libertà del Signore. I santi erano diversi. Erano sempre pronti, senza se e senza ma, senza però e senza tuttavia. Dicevano come la Madonna, subito di sì al Signore. Mi sembra, io ricarico di nuovo soprattutto ai cari figlioli, alle cari figlioli della Compagnia di Maria, che questo sia molto importante. Quando c'è una chiamata non si induce. Quando c'è una chiamata si dice subito di sì e si lascia subito tutto, altrimenti se ci si volta indietro si diventa una statua di sale come la moglie di Lot. La risposta a Dio che chiama deve essere sempre pronta, generosa, immediata, senza se, senza ma, senza condizioni e senza ritardi. Per questo Sant'Agostino diceva timeo Deum transeuntem, temo Dio che passa, perché non è detto che poi dopo, se io ancora indulgo, lui poi passa di nuovo. Ci sono tante di queste anime così che non si decidono mai, che stanno con un piede in una staffa e con l'altro nell'altra. Il mondo è la vita consacrata, il mondo è Dio, il mondo è Cristo. Domani parleremo di Santa Giovanna di Chantal, Francesca Giovanna di Chantal, domattina vi racconterò la sua vita, ma mi anticipo, per seguire quel grande uomo di Dio, un po' come Chiara seguiva Francesco di Assisi, lei ha seguito Francesco di Sales, e il bambino le si mette dinanzi. Riflettete anime musillane, riflettete anime deboli che poi vi piangete addosso, il bambino gli si mette, suo figlio, gli si mette sull'uscio di casa e gli dice alla mamma, se sei capace e devi andare da Dio, devi passare prima sopra di me. Giovanna di Chantal passa sopra suo bambino. Mamma, te ne vai e mi lasci solo, mamma, hai scelto Dio al mio posto. Lei non si è voltata, non le si è forse spezzato il cuore, o era di un'altra natura Giovanna di Chantal. Eppure l'ha fatto. San Bernardo voleva vivere, ecco, la sua espropriazione è stata particolare, ma sempre Dio fa quello. Noi potremmo andare per una strada e il Signore ci conduce per un'altra. Il Signore ci mette alla prova. E San Bernardo voleva vivere, era un assetato di Dio, di preghiera, voleva stare con Dio. Ci sono queste anime così, noi abbiamo qualcuno anche per noi. E se ne starebbero in cappella sempre davanti al Signore, se c'è freddo, se c'è caldo, se si è in poco, se si è in moto, sono lì. Anime oranti, e guai a loro se si vantano di questo, perché il demonio quante volte lo esperì.
esperienza con le anime, squalifica questo facendole arrivare poco talvolta insensibilmente all'idea di una vanagloria spirituale. Cioè non lo dicono ma lo pensano, io sono la migliore di tutti o di tutte perché prego, sto lì. Invece bisogna sempre considerarlo come un dono. San Bernardo si sentiva chiamato a quello, che cosa ha fatto Dio? Lo ha portato in giro per l'Europa, camminava su tutte le strade più famose di Francia, d'Italia e delle regioni tedesche, perché andava, era chiamato dappertutto. Lui si arrese alla volontà di Dio, avrebbe desiderato e sempre sperava. Ma provate un po', vi prego, miei cari figlioli, fate come faccio io, entrate nella psicologia dei santi, piangerete di commozione, vedete come io mi commuovo nel dirlo, e troverete coraggio. Il povero Bernardo gli passava il tempo a dire i suoi, si portava presso due o tre monaci fedelissimi, perché poi subì molte minacce di morte, lo perseguitavano, lo volevano avvelenare, quindi doveva stare sempre molto che non faceva che dire ai suoi due o tre monaci, i quali poi tra loro si guardavano e sorridevano, oh, adesso finisco questa missione e me ne torno al mio monastero, vedrete, vedrete. E loro dicevano, ma padre Bernardo, arrendi. Che bella storia la vita dei santi, arrendi Bernardo, perché il Signore ti chiama a fare questa missione. No, vedete che io adesso so già che finisco questo e torno in monastero. Non torno mai in monastero come lui che si vorrà. Visse, povero Bernardo, con desiderio cocente di scomparire e di nascondersi dentro. Non mi pare bella la vita dei santi. Perché non permettiamo anche noi al Signore di farlo, no? Tante paure e insicurezze, il primo passo e il due indietro, uno avanti e cinque dall'altra parte, bisogna essere audaci, e questa audacia nasce sì certo dalla fede ma soprattutto dall'amore per Dio. Bernardo non vedrà più in maniera definitiva il monastero, dovrà andare in giro. E la terza componente, la penultima, l'amore alla croce. Un uomo che soffrì moltissimo, anzitutto fisicamente. Vi è una legge molto strana, lo dicevo stamattina, guardate i grandi santi, ma proprio quelli che avevano un temperamento, non so come dire, di fuoco, uno spirito ardente, hanno sempre vissuto in un corpo fragile. Allora, io che ho studiato un po' di teologia, ho approfondito questa cosa qui, ci sono studiosi che dicono, io condivido questa idea, che il loro corpo, soprattutto l'apparato digerente, respiratorio e digerente, non è che fosse fragile per il suo, ma lo diventava a causa della diciamo complessione spirituale che come uno pneumatico gonfio preme, non so se riesco a spiegare, la dimensione spirituale li sovrastava al punto tale che il corpo risentiva di questo primato dello spirito. Bernardo soffrì tutta la vita con lo stomaco, pensate, mi pare che l'ho detto stamattina, non mi ricordo. A un certo punto, intorno ai 30 anni, dovunque andava per più di 20 anni, 25 anni in giro d'Europa, in lungo e largo, portava presso non se una bacinella, perché mentre c'era la preghiera in coro, talvolta anche mentre celebrava, oppure vedete come Dio umilia i suoi eletti e li tiene sulla croce, ma questo gli uomini di mondo disprezzano questi linguaggi, sarà loro vergogna, dice San Paolo, hanno il ventre per loro Dio, non possono capire queste cose. Ma molti oggi anche dentro la Chiesa non capiscono più tutto questo, anche per qualche volta mentre teneva conferenze spirituali a principi, re, alla corte, alle corti imperiali, eccetera, doveva interrompere perché aveva il vomito. E allora quella bacinella serviva, mentre pregava, qualche volta interrompeva, si portò appresso per tutta la vita questa sofferenza immensa, che era nulla in confronto al vero tormento che lo caratterizzò per tutta la vita. Per capirlo dovete pensare a Madre Teresa di Calcutta, che dopo la morte con i suoi diari si è scoperto che per 40 anni si è sentita respinta da Dio. Miei cari figlioli, io vi auguro che nessuno di voi sia chiamato a bere al calice della sofferenza spirituale di Cristo, dell'orto degli olivi del Getsemani. La sofferenza fisica ancora, quella morale più ancora sofferta. Qual è la sofferenza morale? Umiliazioni, maltrattamenti, tradimenti, queste sono le pene morali, ma la pena spirituale è incalcolabile, è la notte oscura della fede, è quando Dio sembra che ti abbandoni, ma tu puoi stare lì a Madre Teresa e anche a San Bernardo, dicendo, guarda, tutto il mondo ti viene dietro, Bernardo, ma perché sei convinto che Dio non è con te? Dai frutti, allora stai lì
a spiegare, dai frutti si riconosce l'albero, così, quello, ma lui anche sempre sentiva che Dio lo avesse abbandonato a se stesso, come se Dio non lo voleva. Deve essere stata una pena immensa, era il purgatorio sulla terra di San Bernardo. Avete mai visto fare i coltelli, quelli grandi, le spade, no? Oppure anche il vetro di Murano, si fa col fuoco, no? Ecco, Dio è un abile artista, prende Bernardo e lo infila nella musica, nella fornace, e poi ci gioca per fare le forme più belle. Dio plasma le anime col fuoco della sofferenza. Non c'è un santo che non abbia sofferto. Soffriva fisicamente come i grandi santi. Padre Pio stava sempre male fisicamente. Vi ricordate la storia di quel sacerdote austriaco che andò a trovarlo e con la mente disse a Padre Pio, mentre si allontanava e salutava tutta la gente, Padre Pio ormai pesante, settantenne circa, e lui, questo sacerdote austriaco, dice: Padre Pio, fammi provare per un istante quello che vivi tu. E lui racconta che non finì di dirlo che fu raggiunto da un senso di oppressione, non riusciva a respirare bene, sentiva i demoni che gli tagliavano le vene, e tutto l'inferno addosso, gli occhi pesanti, stanchezza, affanno, pesantezza, dolori allo stomaco, fischio nelle orecchie. Per pochi istanti urlò il cuore suo: ti prego padre, basta! Non finì di dirlo che padre Dio si voltò e con lo sguardo lo raggiunse, come per dire: ti ho fatto sperimentare per pochi secondi quello che io vivo da tutta una vita. Siamo lì a chiacchierare, dibattiti, convegni. Io ringrazio Dio delle prove che affronto della mia missione, perché i nemici non lo sanno, ma diventano loro stessi consacratori della mia missione. Non c'è un cammino santo e fecondo che non preveda le spine. E San Bernardo per tutta la vita ha vissuto senza questo, sospirava Dio. Ne abbiamo parlato, vero? Vi ricordate il santo curato d'Arsa, abbiamo raccontato quello, no? Altri santi, Mamma Natuzzi, Don Divo Pazzotti, per fare riferimento a quelli del nostro tempo. Questa lontananza da Dio, che le persone superficiali, carnali e mondane non lo capiscono. E invece l'anima che cerca Dio, che lo desidera, che vive di lui, si sente come sempre bisognoso di questo appiglio, come la cera di Valeria, ai corsi d'acqua, così l'anima mia è attenta, l'anelito per Dio. E San Bernardo tutta la vita è stato accompagnato da questo. E infine, vedete che vita meravigliosa. Non ho raccontato le opere che ha compiuto. Avete notato? Quando io racconto i santi, privilegio e preferisco la loro vita interiore, perché per Dio la santità non consiste in ciò che si fa. No? Ho detto oggi che è morto Armido Rizzi. Armido Rizzi è una figura un po' triste, un po' cupa, per dirvi come ognuno fa la propria scelta. È un sacerdote gesuita che conobbe la teologia della liberazione, quella che oggi porta avanti del Bordo. È toscano, mi pare che fosse, sì, toscano, credo, e lui ha chiesto al Papa Giovanni Paolo II la rimozione allo stato laicale, qualcosa di gravissimo, l'ha chiesto a lui, non è che ha chiesto come hanno fatto tanti altri. Sapete che dopo il concilio 100.000 preti circa hanno chiesto la dispensa. Non, lui ha chiesto, è stato un fatto storico, qualcosa di più, la riduzione allo stato laicale, come per dire: non voglio essere, era gesuita, non voglio essere religioso, non voglio essere sacerdote. È morto ieri, lui che pensava, sognava una chiesa dei poveri, tutti questi programmi marxisti, capito, come è morto, come se ne è andato. Ma stare attenti, non è e perseverare sino all'ultimo istante con la corona del Regno Maria. Ed ecco allora Bernardo, devoto di Maria. Abbiamo detto le quattro direttrici, l'ultima è devoto, Doctor Maria. Come ha amato la Madonna San Bernardo? L'ha amato con tutto se stesso. Era il suo rifugio, il suo sostegno. Lui cantava proprio a Maria. Era uno spirito, Bernardo, lo dicevo stamattina, lirico.
ci sono santi nella Chiesa che sono come Mozart nella musica e Michelangelo nella scultura. C'è niente da fare. Dove li metti? Li escono. Porta anime musicali. Sono delle anime che suonano una melodia di odore. E lui ha scritto dei testi, stamattina ho letto l'orazione Restituce Stella, invoca Maria, ma quante altre cose belle ha scritto sulla Madonna. E c'è quell'episodio, alcuni dicono leggendario, ma noi che c'è in Fischia se è leggendario o meno, è bello, e quindi lo raccontiamo. Io penso che sia stato vero. Accanto alla sua cella, nel corridoio della sua cella, lui aveva fatto porre un affresco della Madonna. Quelle poche volte che, stanco e provato dai viaggi, tornava per qualche giorno, sempre lui entrando e uscendo dalla cella, già da giovane, guardava questo affresco, questo capitello, e diceva Ave Maria, e tornava. Poi andava Ave Maria, poi una volta che finalmente sentì che la morte si approssimava, raccontano che sostenuto, è morto a 63 anni, ma era, molti santi non sono morti molto vecchi, e domani per esempio parlando di San Giovanni di Chantal, racconteremo San Francesco di Sales che muore a 52 anni, e la povera Giovanna di Chantal, ve lo anticipo, non glielo dicono subito, a Santa Chiara gliel'hanno portato subito San Francesco, tanto Giovanna di Chantal, siamo nel 1600, no, gliel'hanno detto 3 giorni dopo che è morto, capito, perché non si aspettava neanche lei, vengono consumati dalle fatiche, e lui San Bernardo sale le scale, provate a immaginare questa bella scena, per un'ultima volta mentre sale, già curvo, come vedevamo voi prima negli ultimi tempi, no? E Giovanni Paolo sale, Bernardo le scale, lo accompagnano, quei monaci che lo avevano accompagnato da giovane, erano sempre lì accanto a lui, e lui, mentre cammina a capo primo, si ferma. Per l'ultima volta, prima di andare a letto e morire, passa davanti a quella immagine della Madonna che lo aveva accompagnato per tutta la vita. Io a casa mia mi sono riportato un quadro, quello che ho portato lì, del cuore immacolato di Maria che mi ha regalato mio padre il giorno che sono entrato in seminario. Perché in Palermo siamo passati da Lecce Homo, allora si vedevano le immagini sacre a Lecce Homo. Mio padre mi ha detto, ti voglio regalare qualche cosa, figlio mio. Io mi aspettavo chissà che, ma ho preso la Madonna, il cuore immacolato di Maria. Ecco, io quella Madonna lì ogni mattina quando scendo la bacio, la saluto, gli dico metti la mano sul capo, se no cammino tanto, capito? Ecco, Bernardo un'ultima volta la guarda, alza il capo, stanco e trovato. La sua missione era finalmente giunta a termine. Si racconta che per un'ultima volta, guardandola, la saluta, Ave Maria. E si racconta anche che quella volta lì tutti poterono sentire che la Madonna rispose Ave Bernardo, figlio mio, Ave Bernardo, figlio mio. Questo è stato San Bernardo, il cui spirito mistico ancora oggi commuove, coinvolge e approfondisce la fede. Chiediamo che dal cielo interceda per noi San Bernardo, perché soprattutto ci aiuti nel cammino di espropriazione di noi stessi, nell'abbracciare con amore le croci che il Signore permette nella nostra vita, nel desiderio, chiediamo questa sera, di farci santi. Come diceva la Beata Pina Subiano, voglio farmi santa, subito santa, grande, santa, laudetur Iesus.